Dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno i lavori di demolizione della ex fornace Valdata a Retorbido, nell'area finita al centro delle polemiche negli anni scorsi per il progetto dell'impianto di pirolisi, proposta poi bocciata dalla regione. Sorgerà un impianto fotovoltaico con una potenza pari a 4 MW che andrà a occupare una superficie totale di circa 80.000 metri quadrati. Parte dell'energia prodotta verrà destinata ad alcuni edifici comunali e l'amministrazione sta lavorando anche per poter raggiungere un accordo favorevole per i cittadini. Quando ci hanno prospettato questo nuovo impianto di fotovoltaico, abbiamo preso con grande soddisfazione questa notizia e ci siamo prodigati insieme alla ditta di far avere tutte le autorizzazioni possibili. Abbiamo avuto vari incontri appunto con la ditta, con la regione, con la provincia e adesso è andato tutto a posto. Insomma, la ditta sta già provvedendo alla demolizione di tutto quello che era l'impianto vecchio e si spera che a inizio anno possano partire i lavori per la riqualificazione dell'area, che porterà sicuramente vantaggi al comune, in quanto alcuni edifici comunali usufruiranno di un po' di questa energia e poi speriamo che possano usufruirne anche i cittadini. Vediamo poi le trattative come si porterà avanti con la ditta. Insomma, comunque è sicuramente un fatto positivo per tutto il comune di Retorbido.